Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo ancora qui sulla serie delle 7. Ormai abbiamo preso questo appuntamento fisso con i nostri gamberetti, dobbiamo raggiungere la Premier e ci riusciremo raga. Martelleremo ogni giorno alle 7 l'episodio per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Allora, prima di partire col video, vi ringrazio anticipatamente per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie, sperando che anche voi vi appassioni come mi sta appassionando a me, perché devo dire che simulando ogni partita non è scontata la vittoria, però con i nostri gamberetti ci stiamo difendendo abbastanza bene. Allora, facciamo gli allenamenti. Come prima cosa, subito, tutti si allenano bene, ma nessuno cresce. Nessuno cresce, va bene così, non fa nulla. Andiamo avanti, raga, siamo a gennaio, noi non abbiamo nemmeno una lira per fare un mercato dignitoso. Allora, siamo ottavi, quindi siamo fuori dai playoff. Siamo, a pari punti con Mashersfield. Abbiamo un messaggio di posta che è del nostro terzino sinistro Cruston, che vorrebbe giocare, e lo facciamo giocare prima che si incavola pesantemente. E allora, la squadra si è riposata, se non sbaglio, sì. Leviamo Park, mettiamo Cruston prima che si offenda troppo. Va bene così, andiamo a giocare contro il Colchester. Allora, giochiamoci questa partita, dopodiché vediamo un attimino se si può fare qualcosa con il mercato, ma non penso. Più che altro vediamo se possiamo promuovere qualche giovane e da mandare in prestito, perché vediamo un attimino come ci possiamo muovere. Intanto contro il Colchester che facciamo? 1-0 contro il Colchester, raga, gol di Wilding. Si è fatto male Stockholm però vinciamo 1-0 col Colchester, che è davanti a noi se non sbaglio. Bella così, tre punti importantissimi. Grazie per tutte le presenze, Park ci ringrazia anche se non ha giocato. Stockholm si è rotto per 3 giorni, va bene. Park ci ringrazia, Cruston ci ringrazia anche lui, bella così, tutti che ci ringraziano, che cosa bellissima. Alleniamo i nostri giovani, aspettate, io devo un attimino però vedere, allora, chi possiamo spostare, perché c'era Hamilton che va allenato pesantemente, Hamilton, io direi leviamo Raid. No, leviamo The Rock per ora dagli allenamenti. Andiamo a mettere Hamilton, che deve crescere come non si sa che cosa. Non sa nemmeno allacciarsi gli scarpini Hamilton, quindi, e si allena con una D. Complimenti a Hamilton, fuori classe. Abbiamo tutti ex campioni praticamente. Abbiamo The Rock, che è un ex del wrestling. Abbiamo Hamilton, che è un ex della Formula 1. Una squadra di campioni, proprio. Una squadra di campioni. Ecco, c'ho già il titolo dell'episodio. Squadra campioni. Squadra a posto. Bello così. Allora, stiamo andando verso la prossima partita. Siamo ritornati nei playoff. Abbiamo 46 punti, raga. Non ci avrei messo la firma. Aspettate, offerta per il trasferimento per Alex Kanon, 270.000 euro. Kanon è il nostro centrocampista centrale. Allora, vale 300, ha 27 anni. Ce ne offrono 270. Allora, andiamolo a trattare, perché ne vale 300, raga. Se riusciamo a tirarci tra i 350 e i 320, io lo potrei anche dare. Perché abbiamo quel giovane che deve esordire. Dobbiamo portare in prima squadra. Il nostro Papa Maullo la va a trattare. Allora, io sparo alto, raga. Sono loro che sono venuti a bussare alla nostra porta, noi spariamo alto. Kanon, 350. Accettano così. Bello. Va bene, raga. Svoltiamo un po' con la rosa. Speriamo che Kanon accetti il contratto. E questa sarebbe tanta buona notizia. Qualche buona notizia ogni tanto ci sta. Ok, Kanon se non sbaglio è proprio in campo. No, non è neanche in campo Kanon. Va bene così, andiamo giocando nel Northmatt. Non so che cazzo di squadra sia. Che risultato facciamo? 3-1, raga. Gol di Diagugurara, Delev e Old. Bella così, raga. Allora, calma e sangue freddo. Andiamo avanti. Ok, ragazzuoli. Allora, andiamo a fare gli allenamenti come sempre.
Come sempre, vediamo di far crescere la nostra squadra. Mitchell sala 56 e Reid sala 58. Buono così. Reid sta salendo bene perché sa che dovrà prendere il posto in panchina e questa cosa è molto interessante. Andiamo avanti. Noi siamo arrivati già al 22 gennaio. Apparentemente sta finendo il mercato, ma io non c'ho che trasferimenti fare più che acquisti. Perché non venduto? Ok, ottimo. Ottimo, che non venduto, perfetto, sono arrivati tanti bei soldi per noi. Osservatore, aggiornamento dell'osservatore. Jordan Cooper se ne può andare via. Mason Bennett altrettanto. Liam Rose è interessante. Ingaggiamo Liam Rose. Liam Rose è interessante. Chi è quest'altro che si lamenta? Brewitt. Mister, l'occasione è la tua occasione. Brewitt vuole andare in campo. E va bene, diamogli una possibilità a Brewitt. Che mi sembra anche giusto. Facciamo fuori Diogo Cuadrará che è un poco stanco e gioca Brewitt. Facciamo fuori Delevingne, gioca Sullivan e poi non toccherei più niente. Poi non toccherei più niente. L'unica cosa però Diogo Cuadrará me lo porto in panchina al posto di chi me lo porto in panchina? Di nessuno. Non me lo porto al posto di panchina, però scusate, Howard può andare via al posto di Slow che è un po' più forte, quantomeno. Giochiamo con qualcuno che con le pistole cariche, come si suol dire, non con le pistole già scariche. Andiamo a giocare contro il Port Vale. Attenzione, questa è una partita. Non ho visto dov'era il Port Vale in classifica, ma che io ricordi era sopra di noi. Dai, raga, 3-2, bellissimo. Doppietta di O'Sullivan, un gol di Tonev. Bella, ottima scelta quella di mandare in campo Sullivan. Ottima scelta quella di mandare in campo Sullivan, raga. Che con una bellissima doppietta ci porta i 3 punti a casa. 3 punti importanti, raga. Siamo quarti in classifica a 52 punti. Bella così. E ora c'è nuovamente il Cambridge. Il Cambridge United. Abbiamo la possibilità di vendicarci. Abbiamo la possibilità di vendicarci. Delev vorrebbe giocare. Ma perché Delev non è in campo? Ma Delev non è il mio esterno. Ah, al posto di. Ok, ci penserò. Delev vuole giocare. Va bene, va bene, va bene. Delev torna in campo a posto di Sullivan, che tra l'altro è anche stanco, va bene, ci può stare. Brewitt fuori per Diogo Cuadrará, anzi, Diogo Cuadrará fuori per Lewis, così è contento. Fuori Claxton per Park, fuori. No, gli altri non li tocco. Gli altri mi dispiace, non li tocco, signori miei, non li tocco. Dai così, dai così, dai così, dai così, andiamo in campo, andiamo in campo, andiamo in campo contro il Cambridge in casa. Raga, la partita d'andata contro il Cambridge in campionato l'abbiamo persa. E chi lo sappia, il Cambridge è quasi ultimo in campionato. Mi raccomando, non facciamo cretinate, raga. Il Cambridge 3-0, pulito, pulito, doppietta di Tonev e un gol di Lewis, espulso Old. Va bene, tanto era stanco, così si riposa. Bella, 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 bella. Bella partita che abbiamo fatto, raga. Bella partita che abbiamo fatto. Bella così. Mister, se non decidi. Ah, Sullivan, ma hai giocato fino a mezz'ora fa. Mamma mia, che sei pesante, Sullivan mio. Sei no pesante di più. Nicholson sale a 58. Buono così, buono così. Hamilton è sempre fermo a 38. C'ha la febbre, Hamilton. Hamilton c'ha la febbre, praticamente. Hamilton c'ha la febbre, Sullivan si lamenta. Allora, vediamo un attimino. Stiamo seguendo i piani. Giocatore squalificato, Kane non venduto. E qui invece Sullivan, il tuo posto di squadra non è a rischio. La ringrazio, prestazione autorevole. Sullivan è all'esterno destro. Io non ho esterni destri che possiamo schierare. Allora, io direi, arriviamo fino a fine mese, alle ultime ore di mercato, raga, contro i Walsall. Abbiamo qualcuno che è espulso, infatti Old andrà fuori per Mbulu e dobbiamo levare sia Old di qui e mettiamo Braxton, sì, sia O'Sullivan e mettiamo Brewitt. È un po' a rischio, partitello un po' a rischio, sono quasi tutti un po' stanchi. Se riuscissimo a pareggiarla, a portarci un punto a casa, secondo me sarebbe il risultato migliore. Siamo ospiti tra l'altro, quindi secondo me il pareggio sarebbe il risultato migliore, raga. Il pareggio potrebbe essere il risultato migliore e invece la pareggiamo. Bella così. Gol di Mbulu. Abbiamo dato fiducia al giocatore giusto. Gol di Mbulu. Ci aveva portato in vantaggio al 24esimo e l'ha pareggiata l'Averick al 31esimo. Va bene. Un punticino portato a casa. Sempre meglio che un punticino perso per strada. Va bene, va bene. Squalifica scontata. Vediamo un attimino velocemente. Squalifica scontata e squalifica scontata. Bella così. In classifica siamo. Allora, arriviamo alle ultime ore di mercato, raga. Così belle, pesanti. Perfetto, ultimo minuto di mercato. Andiamo a vedere un attimino la classifica. Così
Così ci facciamo un attimino l'idea di come siamo combinati. Già da qua si vede più o meno. Allora, prima c'è lo Salford a 64, poi il Bradford 62, il Colchester 59, il Morecambe 56. Siamo quarti in classifica, raga. Abbiamo 6 punti di vantaggio su Walsall che è a 50. Zona retrocessione, praticamente c'è l'ultima in classifica che è il Cambridge United che ha 10 punti. Quindi diciamo che siamo abbastanza salvi come zona di retrocessione e siamo anche abbastanza, siamo a 3 punti dalla promozione diretta, raga, e a 6 punti dal limite dei playoff. Diciamo che siamo messi abbastanza bene, non me lo sarei mai aspettato di trovarmi a metà campionato in questa posizione. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per i consigli e per il supporto che darete a questa serie e che state dando a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga, ciao!